Salvatore, questo tuo panel tenuto quest'oggi alla Forum della Comunicazione Italiana, anzi World Communication Forum, perché il respiro vuole essere internazionale, le sensazioni. Diciamo, panel al panel. Ci ho permesso questa battuta per ridurre in forma così leggera, un po' ironica, una realtà che a ridere offre pochi elementi. Comunque, la tavola rotonda di oggi ha dato molti spunti interessanti, credo fra tutti una certa stanchezza già nota, ma è stata confermata dalla ricerca dell'Istituto Piepoli, nella pubblicità così, nella comunicazione così come l'abbiamo vissuta fino adesso. I numeri lo dicono chiaramente, le aziende sembrano sempre di più disaffezionarsi dal mezzo televisivo, anche se gli ascolti della televisione aumentano, complicendo forse la crisi, sicuramente che costringe le persone a rimanere a casa, complice anche questo tempo infame che ci ha tormentato in un inverno più lungo che mai, e poi la fotografia dello stato nostro in cui l'Italia si trova. E detto ciò, in tutto questo si parte sempre dal consumatore, ossia dalla sua capacità di spesa, che è sempre più esigua, e poi dalle imprese che devono cercare, se non altro, di convincere il consumatore a scegliere una marca piuttosto che un'altra, se non, non potendo il consumatore aumentare la sua capacità di spesa, e quindi il dubbio è come fare, quali sono i canali più efficaci. Abbiamo tutto detto della televisione, del digitale, che comunque anche qui ha mostrato delle criticità. Quello che è emerso con grande rilievo e importanza è stato il ruolo di tutti quei mezzi che permettono il coinvolgimento, l'engagement e un divertimento, l'entertainment. E questo mi fa molto piacere dire che proprio gli eventi sono il mezzo che rispecchia queste caratteristiche, come abbiamo sentito nell'intervento sia della Marcella Bergamini di Danone che di Montefusco di RDS, è il mezzo che proprio consente di raggiungere questi eventi. È un dato che noi conoscevamo già attraverso le nostre ricerche, invece il gruppo è molto rilevante, è molto da Astra che abbiamo visto in quest'anno, ma è una bella ricerca. Detto questo, poi si apre tutto il tema degli investimenti e comunicazione, che sono anche questi abbastanza esibili. Pensiamo che, pensate che negli ultimi due anni si è perso il 20% del valore, e quest'anno, alla fine di quest'anno, si prevede un altro 5% di decrescita, quindi si torna a livelli veramente del fine anni 90. Insomma, ci troviamo in un momento di grande stallo, uno stallo politico e sociale, e da qui bisogna uscire. Allora, le parole d'ordine emerse per uscire sono già sentite, ma sono più che mai valide, sono l'innovazione e soprattutto, questa che non si sente molto chiaramente, ce ne vuole tanto, il coraggio. C'è un nuovo approccio alla fruizione della comunicazione, questo ormai diventa palese ed evidente, si guarda la televisione con il tablet acceso e twittando e medialità ormai non si può non tenerne conto. I tuoi interlocutori sono una multimedialità sempre finalizzata a un obiettivo, cioè intrattenimento. Ok, non dimentichiamoci questo. Quindi guardiamo la televisione, guardiamo il talent show, condividiamo le nostre impressioni con i nostri amici, ci divertiamo, cerchiamo divertimenti, momenti per passare dai momenti sereni. Quindi la parola d'ordine per diventare strategici nella comunicazione è il coinvolgimento e l'intrattenimento. Assolutamente sì. Senti, fare pronostici in questo momento di stallo tecnico è veramente la domanda peggiore che si possa fare. Quindi non ti chiedo un pronostico, ma ti chiedo qual è la tua sensibilità al di là di tutte le previsioni fattibili. Guarda, come ho detto a conclusione della tua puntata, ci sono anche delle buone notizie. La migliore notizia in questo senso riguarda l'e-commerce, che in Italia sta iniziando entrare, noi siamo in ritardo rispetto agli altri paesi, però possiamo recuperare terreno. Si
si stima, questo è stato presentato proprio questa mattina, che nei prossimi 5 anni dei 10 miliardi di investimenti attuali nel sistema e-commerce si passerà a 50 miliardi, questo determinerà circa un miliardo di investimenti in comunicazione legati all'e-commerce. Ecco, questa è la nuova linfa che probabilmente... Diciamo che le buone notizie ci sono, ma sono un po' sommerse, quindi sì, bisogna andarle a scovare. Fondo, però questa è una grande notizia, questa è un'ottima notizia. Bene, allora ripartiamo con il piede giusto. Speriamo.